veramente basso. Diamo credito all'Irpinia. In che modo è possibile far uscire dalla crisi le industrie strozzate appunto da un momento difficile dal punto di vista economico? Ma sì, sicuramente non è una questione solo economica, di un'economia che gira poco, c'è un problema di attrattività del territorio, mancano le infrastrutture e poi c'è questo sentimento da parte dello Stato di avversità verso le imprese. Il ruolo delle banche quale potrebbe essere? Ma le banche hanno sempre sostenuto le imprese, hanno sempre sostenuto i nuovi progetti, le start-up. Chiaramente in questo momento le banche hanno il paradosso di avere tanta disponibilità, ma non ci sono aziende che hanno necessità di denaro. Ma ha fatto una giusta politica industriale che nel nostro paese manca da 20 anni. Speriamo che il governo Renzi possa mettere mano a questo tema annoso che il nostro paese vive da due decenni. Ci sono tanti eroi, tante imprese che fanno bene il loro lavoro, sono quelle che sono rimaste. Se lo Stato non fa attenzione a coccolarle, a tenerle su, a mantenerle, ad assisterle in senso che le deve lasciare lavorare, probabilmente anche queste andranno via dall'Italia. Bisogna convincere le banche che devono investire sulle potenzialità di questo territorio. C'è invece un meccanismo che si dà a chi non ha bisogno, perché le banche, come è noto, continuano a dare a chi i soldi già ce l'ha. Io penso che l'Irpinia è un territorio straordinario dalle grandi potenzialità che va aiutato e per aiutarlo bisogna mettere in campo delle risorse. La liquidità in Irpinia, come nel resto della Campania, non c'è. L'unica organizzazione ad avere la liquidità, ahimè, è l'organizzazione della criminalità organizzata. O investono le banche, o investe lo Stato, o investe la criminalità, questo è il punto. Le imprese devono reinvestire i pochi utili che hanno, devono competere sulla qualità del prodotto, sulla qualità del processo e non possono pensare di competere sul costo del lavoro, perché oramai i salari in Irpinia, come in Italia, sono tra i più bassi d'Europa. Le imprese devono riprogettare eventualmente la loro competitività ed io spero che le banche diano un aiuto. Io vorrei fare due proposte. La prima, noi abbiamo migliaia e migliaia di cassi integrati in deroga che prima di prendere la prima rata di cassa integrazione devono aspettare 6 mesi, 7 mesi, eppure hanno un credito certo perché è un credito certificato dal Ministero. Possono intervenire le banche ad anticipare la rata di cassa integrazione? O per 6 mesi queste persone devono rivolgersi agli strozzini e devono rivolgersi all'usura. La seconda, si progettino anche le idee. Noi abbiamo il 60% della disoccupazione giovanile in Irpinia, eppure ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che hanno delle belle idee, che hanno le competenze e le professionalità. Una banca che vuole essere anche una banca etica può finanziare anche quel progetto, anche se quella ragazza non ha un conto in banca sostanzioso. Sono due progetti che mi sembrano, due idee che mi sembrano percorribili. Quali sono le risorse a disposizione delle banche da mettere in rete per lo sviluppo dell'Irpinia? Allora, intanto insomma, ci sono dei segnali incoraggianti, nel senso che qualche lieve miglioramento nella qualità del credito stiamo cominciando a verificarlo, più o meno in linea con qualche segnale di ripresa dell'economia congiunturale. Ci sono delle misure di politica economica che sono state già adottate, forse non molto conosciute. Intanto è stato rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono stati immaginati degli incentivi fiscali proprio per consentire l'accumulo di capitale di rischio da parte delle imprese che in questo modo si rafforzano patrimonialmente e possono meritare maggiormente il credito. C'è la possibilità anche da parte delle imprese di ricorrere al mercato con l'emissione di mini bond e quindi soprattutto a vantaggio di investitori qualificati. Tutto questo ovviamente molto spesso non è conosciuto dalle imprese perché c'è un po' di pigrizia, un po' di inerzia, nel senso che è molto più facile rivolgersi al credito bancario. Oggi in Italia, in Campania, in Irpinia, dobbiamo un po' svincolarci dal credito bancario, che può essere un paradosso detto da un direttore della Banca d'Italia, ma è così. Siamo come imprese, come sistema produttivo, troppo dipendenti dal credito bancario. Le banche possono in questo senso anche effettuare un'attività divulgativa delle informazioni e delle innovazioni in materia di finanza pubblica, e questa è un'attività che dovranno
dovrà impegnare il sistema creditizio nei prossimi tempi. Poi ci sono le misure della Banca Centrale Europea, le conosciamo, insomma, dal mese di giugno sono state adottate e consentiranno alle banche di trovare più conveniente finanziare la clientela piuttosto che andare a investire in titoli di Stato. E poi c'è anche la Banca d'Italia che ha preannunciato l'emanazione di un provvedimento in base al quale i crediti concessi alle piccole e medie imprese potranno essere utilizzati per ottenere finanziamenti da parte dell'eurosistema. Tutto questo, insomma, ci lascia intanto ben sperare, perché insomma, ovviamente sono misure che dovrebbero nei prossimi mesi portare a qualche risultato positivo. Beh, questo, diciamo, è talmente così evidente come concetto da applicare, è logico che insomma, al di là dei parametri, al di là del fatto che insomma, le banche, di cui insomma, ormai siamo abituati a sentir parlare male, no? In effetti in Italia non hanno causato la crisi, l'hanno subita. In altri paesi europei le banche in qualche modo per la fragilità del sistema hanno determinato proprio la crisi. Noi in Italia abbiamo avuto una crisi che è stata determinata soprattutto dalla finanza pubblica, dal debito pubblico e dalla bassa crescita, e quindi da questo punto di vista insomma, il sistema bancario ovviamente deve fare molto di più, ma almeno da questo punto di vista ha assorbito una parte della crisi.